D'improvviso, un nuovo programma su Radio Wave condotto da Alessandro Cerboni e Fabio Mugelli. Musica improvvisata, cose che arrivano all'improvviso, concetti che arrivano all'improvviso, quindi state pronti a qualunque evenienza. Ancora insieme con D'improvviso su Radio Wave, Fabio Mugelli, Alessandro Cerboni. Ciao a tutti, siamo qui di nuovo da questa trasmissione che potete ascoltarci il giovedì sera alle 20:30 o la domenica pomeriggio alle 17:30. Certo, telefonare allo 0575 91 1005 o scrivere a radiowave@arezzowave.com indirizzando le vostre domande appunto ad improvviso a Fabio e Alessandro. Poi io faccio rispondere Alessandro, che sicuramente è meglio. Allora, andiamo a parlare di un signore molto occhialuto. Un signore americano che, se andiamo disgraziatamente a parlare della sua discografia, tanto per darvi un'idea, vi leggo qualche riga di una recensione fatta all'incirca un anno fa, che dice: Bill Frisell è una cascata di musica, non fa in tempo ad innamorarti di un suo disco che ne ha già inciso un altro. Unspeakable è il titolo dell'album di cui si parla in questa recensione, infatti è stato pubblicato dalla Nonesuch Records verso la fine del 2004 ed è già il penultimo disco di Frisell. Probabilmente adesso ne avrà fatto già un altro. È già usciti negli ultimi due dischi, sono due dischi doppi. E dice infatti che dato che da pochi giorni, qui eravamo agli inizi del 2005, è nei negozi il suo ultimo album Reacher 858. Sì, e questo era, poi c'è stato Est e West, e poi c'è stato Est e West 2, che sono praticamente altri due CD doppi. Comunque, East West è il 2 o 2, come qualcuno, è l'ultimo che ha fatto. È estremamente interessante, che poi ascolteremo, per avere un'idea. Unspeakable, Intercontinental, Richter 858 e poi tantissimi altri. È un personaggio che indubbiamente ha introdotto anche lui un linguaggio singolare, è un grosso sperimentatore. Ad esempio Richter 858 è un disco dove ritroviamo, come diceva un critico, il nostro Frisell più strano, più meditativo. È anche lui un utilizzatore dei loop, come al pari abbiamo parlato in occasione delle trasmissioni di Fripp. Sa utilizzare l'elettronica in maniera sopraffina, ma quello che sono sicuro stupirà anche molti di voi nei brani che ora vi faremo sentire è che il suono che esce fuori è di una pulizia tale che in alcuni aspetti sembra incredibilmente acustico e pulito, mentre sotto c'è una sofisticazione nell'utilizzo dello strumento, e soprattutto è impressionante sentire con che qualità e diciamo ricchezza di fraseggio riesce a portare avanti l'improvvisazione. Anche lui spessissimo, soprattutto nei concerti dal vivo, adotta la strategia di prendere magari dei brani noti e stravolgerli completamente. Infatti è considerato anche uno dei più grandi chitarristi jazz viventi in questo momento, anche se ogni volta ne abbiamo uno più grande di quello prima, no? È difficile qualificarli tutti. Comunque, sono tutti grandissimi. Anche da quelle poche note che noi stiamo ascoltando qui in sottofondo, magari gli ascoltatori non le sentono, le ascoltiamo noi che siamo in questa stanza fra l'antico e il tecnologico, circondati da chitarre e amplificatori. Queste note insomma suonano veramente bene all'orecchio. Già per me, che sono un po' diciamo un profano, Bill Frisell già mi ha un po' catturato, ecco. Sì, indubbiamente è un personaggio, per esempio, noto per certi ambienti. Anche lui fa parte, come Mac Ribot, dell'avanguardia newyorkese. La particolarità, le cose per le quali è più noto, è questo approccio che è uno strano connubio tra la chitarra jazz, la chitarra country, la chitarra folk, il modulo etnico. Insomma, è riuscito a creare un modulo che ci consente di riconoscerlo ovunque noi lo troviamo.
è stato diciamo dei gruppi importanti, pensiamo soprattutto nelle collaborazioni con John Zorn nei Naked City, nelle opere dei Filmworks, e praticamente ha partecipato al mitico Cobra, sempre di John Zorn, delle opere di Masada con Don Byron, Wayne Horvitz, con David Sylvian, insomma c'ha una carriera veramente incredibile, con Mark Johnson soprattutto, insomma, pensate al famoso CD Sound of Summer Running. Anche in Italia magari tanti non lo sanno, ma anche lui spesso qua si presenta con tantissime situazioni e capita nel giro per la penisola a far dei concerti, e molto spesso si presenta con dei concerti in cui si presenta solo soletto, lui e la sua chitarra. Andiamo allora ad ascoltare Bill Frisell e la sua chitarra. Thank you.
Allora Alessandro, spiegaci un po' che cosa abbiamo fatto ascoltare. Abbiamo preso un brano praticamente da Unspeakable, va bene, e così dove introduce, facciamo conoscere un aspetto un pochino più meditativo o esplorativo dell'esecuzione di Frizzell. Frizzell è una persona che ha introdotto anche dei moduli espressivi molto piuttosto sofisticati. È interessante tutta la ricerca che lui ha fatto nel campo, per esempio, della musica tradizionale americana, con delle opere significative. Ad esempio, molti, diciamo, esperti ricorderanno il suo disco dedicato a Buster Keaton, cioè riproducendo quel modulo che usava a fare una volta nei suoi film muti, dove sono le immagini che guidavano la realizzazione del brano sonoro, e lì praticamente lui suonava la chitarra mentre scorrevano le immagini, un po' come si faceva a quei tempi che c'era il pianista che suonava al pianoforte. Ha fatto delle opere molto intime dove lui sempre suona la chitarra rilanciando e ripresentando in chiave moderna e anche sofisticata quella che sono brani country tradizionali della tradizione folk americana. Però magari riprende anche dei moduli sempre etnici singolari, lo possiamo sentire ora in un brano dove opera insieme a dei personaggi con Loud. E beh, insomma, vi lascio a voi l'ascolto. Buon ascolto allora su Radio Wave, c'è Bill Frizzell a D'improvviso. Thank you.
Bene, riprendiamo un brano, un personaggio particolare, lo vediamo alle prese ora, direi con la chitarra classica, in un disco che è veramente storico, che aveva fatto sulle musiche di John Zorn insieme a altri due grandissimi chitarristi, Mac Ribot, che già i nostri ascoltatori conoscono, e Tim Sparks, altro diciamo gigante soprattutto della chitarra classica. E quindi io direi di a questo punto di passare direttamente alla... Non ci dimentichiamo che le opere di Masada e di John Zorn si rifanno essenzialmente alla reinterpretazione moderna, jazzistica, di quella che è tutta la musica klezmer. Vi ricordate anche tutta Jorah Fiedman, che abbiamo già fatto una trasmissione. È forse un po' difficile riuscire a risentirle in queste esecuzioni, però fanno parte di tutto un progetto di rilancio culturale di quella che è la musica di origine ebraica. E però il risultato è indubbiamente di altissimo pregio. Insomma tre signori di cui... Sì, che si alternano a vari brani, una specie di blue book di un certo genere di musiche e di composizioni di John Zorn. Insomma, John Zorn è un sassofonista, grandissimo improvvisatore, ad altissimo livello, che gli dedicheremo, insomma, una trasmissione chissà che ci aspetta ora. No, è un piacevole brano di chitarra classica, pseudo, dove c'è una parte appunto un modulo strutturato e delle parti improvvisate. È singolare l'utilizzo della chitarra classica e della chitarra semiacustica abbinata a degli effetti, però il risultato complessivo è veramente notevole. Buon ascolto. Buon ascolto.
Eccoci di nuovo insieme, una puntata in cui si parla di meno e si ascolta di più, almeno questo mi sembra, sarà per l'immensa discografia di Bill Frisell. Alessandro, che adesso abbiamo ascoltato in una sorta di terzetto. Sì, Frisell, che anche lui, ecco, forse molti di voi l'hanno ascoltato senza nemmeno accorgersi, con un film dove c'era Sean Connery, piuttosto interessante e carino anche come storia. Era un film intessuto di musica di altissimo pregio, dove si alternava praticamente dei brani di Frisell a dei brani del periodo elettrico di Miles Davis. Ricorderete praticamente Finding Forest o Cercando Forrester, che è la storia di un ragazzino che si scopre essere un bravissimo scrittore e che entra in contatto con questo autore interpretato da Sean Connery, che lo guida e lo aiuta a crescere nella sua professione di scrittore. Le musiche singolari, particolari anche, che caratterizzano e aiutano a comprendere e descrivere un po' anche gli ambienti e le situazioni, in parte sono state scelte proprio dal repertorio e da situazioni di Frisell. In questo caso però non ha, diciamo, suonato sulle immagini del film, ma sono stati presi, diciamo, sì, delle parti improvvisate o delle parti al solito elaborate, perché ricordiamoci, l'improvvisazione, sì, siccome questa è una trasmissione dedicata agli improvvisatori, cioè quelle persone che fanno della creatività musicale l'elemento dominante, cioè non si lasciano condizionare da una struttura scritta e eseguita in maniera pseudo rigorosa, come pretende di fare una certa corrente o certe correnti eurocolte, soprattutto nel mondo della musica classica, dimenticandosi che fino a metà dell'Ottocento le parti dedicate alle improvvisazioni erano rilevanti. Indubbiamente complesso, cioè, se vogliamo pensare, già fare un'improvvisazione di un gruppo di 4-5 strumentisti, o ci sono situazioni particolari di interplay molto sofisticate che troviamo in certe situazioni jazz, oppure c'è una specie di gioco di ruolo in cui a turno i vari musicisti si alternano alla fase di improvvisazione, oppure ancora, come nel caso di Fripp, c'è lui che, o come faceva Miles Davis, e danno l'impostazione su cui gli altri devono poi sviluppare il resto dell'improvvisazione. Non è facilissimo improvvisare di gruppo, provate a pensare a un'orchestra. Diciamo che l'improvvisazione tradizionale nelle orchestre era basata col meccanismo, diciamo, del gettone. Toccava ogni tanto a certi strumentisti particolarmente abili l'onore di crearsi, di sviluppare il tema proposto dall'autore. Ecco, diciamo, Frisell, come un po' in tutta la tradizione jazz, si parte dalla interpretazione del brano, ma lui riesce anche a uscire da quelli che sono gli stilemi, i canoni classici dell'improvvisazione jazzistica, che, come abbiamo detto, è un tipo di improvvisazione idiomatica piuttosto rigida, e soprattutto lui riesce a suonare, mi piace questo termine, gli effetti, cioè lui utilizza anche l'elettronica in una maniera molto sapiente ed accurata, tanto che quasi non ci si accorge che ci sono tutti questi effetti, se non a un ascolto tecnico più selettivo, che anzi aumenta magari lo stupore del risultato e di quello che andiamo ad ascoltare. Cosa andiamo ad ascoltare adesso? Ma io andrei a prendere un pezzo di Frisell registrato in un concerto a Londra nel 2002, direttamente dal vivo, lui da solo. Vediamo un attimino, se sono sicuro che vi piacerà e potrete riconoscere magari un brano noto e sentire come può essere sviluppato dalla creatività di questo personaggio. Buon ascolto su Radio Wave. Thank you.
Io direi che a questo punto avete sentito la particolarità del timbro anche della chitarra, che utilizza i suoni proprio giocando su modulazioni microtonali, un po' come si fa anche nelle musiche orientali. Cioè l'espressività non è semplicemente legata all'emissione di una nota determinata con più o meno dinamica, ma anche in micro variazioni di ogni singola nota, proprio per dare una coloritura, tanto che l'effetto in alcuni casi dà l'idea di una chitarra slide, un po' tipo quella che il pubblico di massa può definire la chitarra hawaiana, no? Dove la nota non è determinata, ma è un intorno a cui si colloca il suono, senza una precisa determinazione, senza una precisa collocazione. Ecco, questa sensibilità, questo tocco sempre estremamente preciso, pulito, organizzato, senza sbavature, è una delle caratteristiche di Friesel, che richiede da parte sua una concentrazione estrema che, per chi lo ha visto dal vivo, può sembrare un po' freddo. Cioè non è un tipo che salta da una parte all'altra del palco, è uno che se ne sta seduto su una specie di sedia da bar abbastanza alta, vicino a tutte le sue scatolette, concentrato sulla sua chitarra, e si apre psicologicamente. Cioè lui ha una dimensione, riesce a attirare l'attenzione del pubblico, a coinvolgerlo, che alla fine del concerto molte persone la sensazione di dire: come, è già finito, e magari sono passate 2 ore e mezzo. E questa è una cosa estremamente notevole, che è possibile solo con questo genere di artisti capaci di improvvisare, comunicare, dare un'idea della loro immensa capacità di pensiero. Insomma vi abbiamo raccontato un po' di Friesel e vi abbiamo fatto ascoltare anche alcune cose. Magari in conclusione, Alessandro, prima di lasciare i nostri ascoltatori con un ultimo ascolto, ricordiamo un po' quella che è al limite la storia di questo artista, un minimo di biografia. Insomma, anche lui non è proprio giovanissimo. No, anche lui ha avuto una vita abbastanza legata alla crescita negli anni, però indubbiamente la scuola, l'origine è sostanzialmente della scuola del jazz, perché abbiamo visto praticamente che il jazz è l'elemento, è l'ambiente musicale dove meglio si sono sviluppate tutta una serie di possibilità, e dove l'ipotesi che possa essere presente, diciamo, l'improvvisazione è accettata, a differenza di altre aree. Oltre a quella del jazz, però, sempre nell'ambito dell'improvvisazione idiomatica, abbiamo il cosiddetto il blues e il rock. E anche lui è figlio un po' degli anni d'oro del rock, quindi ha fatto una specie di sintesi di quelle che sono le caratteristiche del suonare del jazz, dell'avanguardia, della ricerca stilistica, e ha portato tutta una serie di situazioni nuove, non lasciandosi condizionare anche lui da tutte delle scelte praticamente solo di mercato. Insomma, è stato definito un genio della chitarra. Effettivamente la ricerca musicale di Bill si muove da anni su terreni piuttosto difficili, nonostante la non facile comprensione della sua ricerca musicale. I suoi lavori hanno sempre riscosso giudizi lusinghieri di critica. In Italia Friesel può contare su un discreto seguito di appassionati, e anche, insomma, i nostri giornali più autorevoli hanno dimostrato in diverse occasioni una benevola simpatia, sì, soprattutto di per il chitarrista. Oltre ad avere, insomma, inciso insieme anche a tantissimi artisti, alcuni dei quali li avete sentiti anche nel corso di questo programma, insomma, Bill Friesel, forse uno, Alessandro, al quale spetterebbe qualche puntata in più. Sì, in effetti molti dei personaggi che noi andiamo a incontrare meriterebbero delle puntate in più, però una delle cose che abbiamo detto fin dalla prima trasmissione: noi vogliamo presentare l'improvvisazione innanzitutto, perché vogliamo restituire alla immediatezza dell'espressione musicale lo spazio che lo show business e gli aspetti commerciali hanno tolto. Cioè, soprattutto vogliamo restituire spazio alla musica suonata, e l'improvvisazione
non può che essere suonata. E poi devo dire la verità, più e poi vogliamo farla conoscere a chi? A chi non è un tecnico, cioè è inutile che noi ci siamo mettiamo a parlare, per esempio Friesel è uno che tecnicamente ci sarebbe da tenere un corso al conservatorio, da farci un anno di lezioni solo su questo personaggio, ma non è il nostro scopo. Noi vogliamo così parlare anche in maniera leggera, se vogliamo anche un po' futile, però far conoscere tutti questi aspetti. E poi soprattutto ci sono tantissimi, veramente io me ne rendo conto, più andiamo avanti più me ne rendo conto, tantissimi personaggi che vale la pena di assaporare. Conoscere almeno anche, una volta. Anche insomma. Per un po', almeno e una per volta. Per apprezzare meglio come anche il resto. Sono persone che magari sono note, spesso sono dietro le quinte. Mi parlavi di uno di questi artisti di cui abbiamo già parlato anche in passato, che tra l'altro ha suonato nell'ultimo lavoro di Vinicio Capossela. Sì, Mac Ribot. Ribot ha suonato le chitarre dell'ultimo CD di Capossela. Sì. E probabilmente pochissimi di noi ascoltatori di Radio Wave che amiamo non solo, Capossela, ma anche e la chitarra, Ribot l'abbiamo detto, era la chitarra di Tom Waits, apprezzatissimo. La chitarra che sentiamo in Down Below di Benigni era sempre Ribot, che guarda caso Ribot e Friesel sono due che spesso si trovano assieme a suonare e fanno parte appunto insieme a John Zorn di quel gruppo di newyorkesi che sono in una ricerca, personaggi veramente agli antipodi che però spesso insieme riescono veramente a dare delle soluzioni nuove. Persone che in fondo non è che si arricchiscono con la loro professione, qualcuno ha fatto più soldi, però il grosso sono persone che praticamente vivono questa dimensione del suonare, dell'improvvisare, proprio come un bisogno di dare lo sfogo a quello che sentono dentro, al proprio pensiero, senza preoccuparsi di quelle che sono le conseguenze. La creatività fine a se stessa. No, fine a se stessa, ma soprattutto che regna sovrana, cioè il mettersi continuamente il gioco. E non è facile, perché magari quando uno trova la formula che funziona, che fa fare i soldi, parliamoci chiaro, può essere portato a riprodursi su quella strada. Questi sono personaggi che non rinunciano a se stessi, pur di portare avanti la loro ricerca, pur di portare avanti la loro libertà di pensiero e quindi la loro creatività, sono pronti anche a deludere quel pubblico che in quel momento, magari in quell'opera o quel periodo, li ha osannati, rimettendosi in gioco con delle proposte continuamente nuove. Ma sono anche i personaggi che fanno per fortuna crescere tutto quello che è la musica, tutto quello che è, diciamo, la cultura a livello mondiale. Aperti a qualsiasi idea, insomma, i brani che ora magari anche in chiusura vi metteremo, magari vediamo di metterne un paio, vi daranno un'idea proprio della dimensione ampia di questi personaggi, eppure all'interno di questi generi così diversi mantengono una completa identificabilità. E allora, qualche altra goccia della musica di Bill Friesel all'interno di Improvviso in questa puntata, che se l'ascoltate di giovedì è la prima volta di questa settimana, se l'ascoltate di domenica è la seconda. Poi se a voi vi interessa altre cose scriveteci, mandateci delle mail, ci piacerebbe quanto prima farvi avere magari queste trasmissioni, la raccolta in podcast, stiamo insistendo presso la redazione di Radio Wave nella speranza prima o poi ad ottenere questa cosa, in modo che così possiate con calma riascoltare e risentire un po' questi brani e vi nasca magari la curiosità di conoscere questo mondo immenso degli improvvisatori. E allora la musica di Bill Friesel è con Alessandro Cerboni e il sottoscritto Fabio Mugello. Ci troviamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.